Siamo in compagnia di Franco Annunziata, consigliere provinciale e candidato sindaco alle prossime amministrative nella città di Sarno. Prima di parlare di temi squisitamente politici ma anche delle priorità di questa campagna elettorale, oggi è un giorno importante, si festeggia, si celebra un anno di attività dell'associazione Sarno Città da Vivere e quindi anche un momento per tracciare un bilancio e per guardare avanti. Sicuramente sì, è stato un anno molto bello, un anno in cui si sono avvicinati tanti amici all'Associazione Culturale Sarno Città da Vivere, un anno durante il quale abbiamo portato sul territorio tante iniziative in svariati settori, dallo sport alle donne, alla prevenzione, alla cultura, ad aspetti più squisitamente amministrativi, un anno in cui, ripeto, abbiamo avuto il modo di incontrare tanti amici. Oggi festeggiamo un anno di attività. Questa associazione nacque come un laboratorio di idee per la vita amministrativa del comune presente, ma soprattutto per quella futura in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel mese di dicembre abbiamo deciso con questa associazione culturale di scendere in campo e quindi stiamo procedendo in maniera spedita con una campagna elettorale che si annuncia, come tutte le campagne elettorali, entusiasmante, avvincente e molto bella, perché quando si incontrano gli amici, quando si incontra la gente, quando si incontra il popolo, per chi fa politica come me è sempre un momento molto bello. Franco Annunziata scenderà in campo, almeno fino a questo momento, con il sostegno di liste civiche, non ci saranno liste di partito. Lei però è un autorevole esponente del centrodestra, da anni ha militato in Forza Italia, poi è stato in consiglio provinciale sempre accanto ad una giunta di centrodestra. Oggi questo centrodestra a Sarno non è unito, non c'è ancora certezza dei suoi competitor alle prossime amministrative. L'unità è una strada che si può ancora percorrere, ormai ognuno va per la sua strada? Io credo che un'unità complessiva sia difficile, se non pressoché impossibile, da realizzare in questo momento. Sicuramente c'è ancora lo spazio per ridurre le divisioni all'interno del centrodestra. Io devo dire che ero stato facile profeta nel mese di dicembre, quando ci siamo incamminati verso questa strada solitaria, verso questa strada attraverso le sole liste civiche, perché avevo detto che, viste le condizioni, l'unico elemento importante per mettere insieme tutto il centrodestra era quello di affidarsi alle primarie di coalizione. Alcuni non hanno voluto, hanno preferito gli accordi di palazzo, hanno preferito gli accordi di potere, e questi qua che non hanno voluto le primarie di coalizione si devono assumere la responsabilità delle frizioni e delle rotture all'interno del centrodestra. Io ritengo che ci sia ancora spazio per dialogare con parte del centrodestra. Naturalmente io sono un uomo di partito, ho avviato questo percorso attraverso liste civiche, non perché sia contro i partiti, me ne guardo bene, andrei contro la mia storia. Noi stiamo vivendo un momento di antipolitica, ma come ho detto in altre circostanze, l'antipolitica non si vince attraverso momenti rivoluzionari, attraverso il ricorso così molto banale alla società civile, si vince attraverso la buona politica. La buona politica si fa attraverso partiti organizzati in maniera concreta sul territorio, per cui io ritengo, ripeto, che ci siano ancora gli spazi per dialogare, per ridurre le frizioni all'interno del centrodestra. Però ribadisco, come ho detto in precedenza, che il treno di Sarno Città da Vivere è un treno che ormai è partito, non si fermerà, può rallentare solamente se ci sono amici che vogliono salire su questo treno. Guardando alla coalizione opposta, il centrodestra e il Partito Democratico hanno rotto gli indugi proponendo quale candidato sindaco l'ex primo cittadino Giuseppe Canfora. Ma io ho avuto sul piano personale modo di esprimere parole di apprezzamento per la persona Canfora, però ho visto alcune sue prime uscite, lo slogan dovrebbe essere "ricomincio da 5", io ho avuto modo di dire che Canfora farebbe bene a ricominciare dal suo fallimento, perché sull'amministrazione Mancusi in questi 10 anni si possono apprezzare o criticare delle cose, ma è un'amministrazione che comunque ha garantito stabilità e governabilità, che sono le condizioni imprescindibili per rilanciare una città.
allora nella stabilità e nella governabilità qualcosa comunque è stato fatto e realizzato. Canfor invece ha dimostrato in quei due anni in cui è stato sindaco di Sarno di non essere in grado di porsi a capo di una coalizione, di non saper mantenere un gruppo unito. È stato un momento completamente anonimo per la nostra storia amministrativa, è stato mandato a casa da personaggi che ora dietro le quinte lo sostengono. Quindi quei limiti dimostrati da Canfora a cavallo tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 sono dei limiti tuttora presenti, tuttora evidenti, per cui votare Canfora significherebbe ripiombare in quel periodo anonimo che è stato l'inizio del 2000. Quali saranno invece i punti cardine della campagna elettorale di Franco Annunziata? Liste civiche, lo abbiamo detto, ma quante saranno? E soprattutto la sua squadra, chi la accompagnerà in questa avventura che sarà sicuramente entusiasmante per la conquista della poltrona più alta di Palazzo San Francesco? Ma al di là di quello che si dice in giro, io credo che bisogna fare attenzione alle liste, bisogna fare delle liste elettorali forti, però voglio dire, bisogna fare attenzione a chi viene inserito nelle liste, non basta inserire persone solamente perché portano dei voti. Bisogna garantire decisionismo, bisogna garantire esperienza, bisogna garantire entusiasmo, bisogna garantire tutti questi elementi attraverso dei giovani professionisti, dei giovani imprenditori che sono amati e rispettati nella nostra città. Noi riteniamo di avere queste persone nel nostro schieramento, quando sarà il momento avremo modo anche di presentarli. Naturalmente la nostra coalizione si pone con una missione ben precisa, che è quella di realizzare Sarno appunto come una città da vivere. Per fare questo bisogna individuare degli obiettivi ben precisi, bisogna seguire delle strategie ben precise, bisogna fare attenzione ai mezzi che si utilizzano, però soprattutto bisogna dare un carattere politico alla propria attività amministrativa. È finito il tempo dei tecnici, il sindaco non è un tecnico, il sindaco è un tecnico che mette nella sua attività amministrativa, mette passione, mette amore, mette grinta, mette coraggio. Il sindaco è un cittadino che sta tra la gente, che capisce gli umori, che capisce le esigenze e le necessità della gente, quindi il sindaco è un personaggio che mette nella sua attività innanzitutto sentimento ed entusiasmo. Credo che questi siano gli ingredienti basilari per rilanciare la nostra città. Circumvesuviana, parliamo di un tema di stretta attualità che desta anche molta preoccupazione tra i cittadini, perché si parla di soppressione di alcune tratte ed anche Sarno potrebbe essere coinvolta in questa spending review dei trasporti nella nostra regione. Lei si è subito mobilitato cercando di evitare questo rischio? Io mi sto particolarmente interessando dell'argomento perché ritengo che sia fondamentale per quello che la Vesuviana ha da un punto di vista anche sentimentale significato per la nostra città, ma anche per il valore sociale che riveste in questo momento, perché con la Vesuviana da Sarno verso i paesi vesuviani vanno tanti sia ragazzi che studiano, sia lavoratori che si spostano, ma anche vengono a Sarno sia tanti studenti, ossia tante persone che lavorano sul nostro territorio. Quindi la Vesuviana ha un valore sociale importantissimo. Io come consigliere provinciale ho avuto modo di interessare l'assessore provinciale ai trasporti e l'assessore Vetrella attraverso il consigliere Baldi. Immediatamente entrambi si sono attivati, per cui siamo in attesa di un incontro con l'assessore regionale Vetrella, però devo dire di aver anche aderito sia come cittadino, sia come consigliere provinciale, che anche come associazione Sarno Città da Vivere a questo comitato che si è costituito per salvare la Vesuviana, per salvare il tratto Sarno-Poggiomarino. Io credo che sia una battaglia fondamentale, è una battaglia essenzialmente politica, è anche una battaglia tra poveri, nel senso che la Vesuviana attraverso un momento particolare di difficoltà economica, perché le precedenti gestioni hanno lasciato un buco di oltre 15 milioni di euro. Però c'è modo e modo per risanare questo buco, lo si fa o attraverso finanziamenti aggiuntivi o attraverso una rimodulazione dei servizi che non necessariamente deve penalizzare la nostra città. Quindi sarà una battaglia politica forte, solo attraverso un'unione di tutto il territorio, quindi al di là delle divisioni tra associazioni, al di là degli schieramenti partitici, solo attraverso una unità complessiva del territorio, secondo me abbiamo qualche speranza di vincere questa battaglia. Sono
sono uniti anche i sindaci di Sarno, San Valentino Torio, Poggio Marino e Striano con la decisione di approvare tutti insieme sinergicamente una delibera per far sì che la regione poi si mobiliti per evitare questa soppressione. Come giudica questo atto del sindaco Mancusi? Bene ha fatto? Ma altamente positiva. Io sono convinto che quando il sindaco Mancusi assume un atteggiamento al di là del momento amministrativo, anche e soprattutto politico, a tutela del territorio, sicuramente fa bene. Lo ha fatto adesso con la Vesuviana, lo ha fatto in precedenza quando fummo accusati di essere una città di camorristi dall'architetto Boeri. Ci sono stati altri momenti in cui ho avuto modo di criticare l'atteggiamento di Mancusi perché magari non lo ha fatto. Ad esempio, io ho avuto modo di interessarmi in questi mesi dell'emergenza sicurezza a Sarno. Non ho visto una presa di posizione forte del sindaco Mancusi e di questa amministrazione. Anche sulla questione Soget sto vedendo un atteggiamento un po' latitante. Il sindaco Mancusi secondo me fa bene quando assume un atteggiamento politico forte a tutela del nostro territorio, perché il sindaco deve fare essenzialmente questo. Quando invece l'amministrazione comunale mi sembra un po' assente e lascia i cittadini in balia del loro destino, questo sicuramente è sbagliato.